qui in studio a raggiungerci la consigliera che è ospite della nostra trasmissione. Buongiorno, buongiorno, buongiorno buongiorno a alla tutti. consigliera Silvia Buongiorno a Piccinini, voi. benvenuta, è la prima volta che è ospite nella nostra trasmissione, quindi io le chiederei subito di presentarsi e per farlo sottopongo ai nostri telespettatori una foto in cui lei è in compagnia di un personaggio piuttosto Sì, conosciuto. è Beppe Grillo. Beppe rappresenta ovviamente la storia del Movimento 5 Stelle. Io sono nel Movimento dal 2007, quindi sono 11 anni ed evidentemente il Movimento, se esiste, è ovviamente grazie a lui. Io non sarei qua, il Movimento non sarebbe quello che è oggi se non ci fosse stato Beppe Grillo, che è stato il collettore di tutto il malessere che serpeggiava nei cittadini, di una politica che non ascoltava più le esigenze nostre, insomma, dei cittadini ed era sorda alle loro richieste. Politica che rappresentava soprattutto privilegi, sprechi, gli stessi privilegi che noi oggi che siamo al governo stiamo e in parte ci siamo già riusciti abolendo. Lei infatti mi ha anticipato perché la domanda che volevo fare è: da allora è stata fatta molta strada, anche in termini appunto di consenso e di incarichi istituzionali. Adesso io qui faccio vedere un'altra foto in cui lei è in compagnia di una signora che facciamo vedere chi è. Sì, lei è Manuela San Giorgi, la nostra nuova sindaca di Imola del Movimento 5 Stelle. Ovviamente lei rappresenta la caduta e la presa di una roccaforte rossa dopo 70 anni. È stato un bellissimo risultato e sicuramente è una sfida che avrà degli impegni. Manuela è una persona molto seria, molto responsabile e si sta impegnando per fare il bene dei cittadini molesi. E rappresenta anche il fatto che questa regione oggi è diventata finalmente, diciamo, no, anche contendibile, quindi c'è la possibilità di scalzare il Partito Democratico che da sempre governa la nostra regione. E in effetti fra circa un anno ci dovranno essere le nuove elezioni regionali e già sui giornali se ne parla, Sì, insomma, già da tempo, sì. anche per vedere quali potranno essere i possibili candidati e le alleanze. Io però la riporto in regione all'oggi, nel senso che appunto lei è in consiglio regionale da questa legislatura, dal 2015, Sì. e attualmente copre un incarico oneroso. Sì, sono la capogruppo, sapete, nel Movimento 5 Stelle noi ruotiamo ogni anno, quest'anno è toccato a me. E sì, un impegno oneroso sì, perché comporta anche delle responsabilità, è comunque un impegno continuo, però mi fa piacere farlo anche perché c'è tanto da lavorare e lo stiamo facendo sicuramente con tanto impegno. E ieri lei viene direttamente da 2 giorni di seduta di consiglio, si è tenuta appunto anche ieri l'aula dove sono stati molti i temi che avete discusso. In particolare avete approvato il documento di Sì. economia e finanza. Io qui vado a prendere i giornali che parlano del tema della qualità dell'aria, ma in particolare volevo sottoporre questa notizia perché è proprio in sede di discussione di questo documento di economia e finanza che si è discusso di una sua proposta. Vediamo che Sì. ne parla il Carlino. La regione apre all'idea 5 stelle, aerei rumorosi, tassa in vista. Per la prima volta la regione apre alla tassa sul rumore aeroportuale, l'IRESA. Il PD 5 stelle in viale Aldo Moro sembrano seguire la stessa rotta. Ci dice di che cosa si tratta, cos'è questa IRESA che appunto avrebbe una ricaduta poi per la qualità della vita di coloro i quali devono subire in qualche modo i rumori se vivono nelle vicinanze di un aeroporto, come a Esattamente, Bologna, dove sappiamo ci sono dei comitati che si stanno muovendo per protestare. esattamente. Questo è un tema che seguo almeno da un anno e riguarda, come diceva, proprio l'aeroporto Marconi, che è un aeroporto, tra virgolette, cittadino, che è inserito all'interno, molto vicino ai centri abitati.
e purtroppo abbiamo il problema di far convivere lo sviluppo di questo aeroporto, che è un aeroporto sempre più in crescita negli anni, si parla di arrivare a 10 milioni di passeggeri nel 2021, con la tutela della salute dei residenti che abitano nei pressi dell'aeroporto, perché è un aeroporto particolarmente rumoroso. L'obiettivo è quello di diciamo togliere la causa del rumore e cercare in qualche modo di far decollare gli aerei verso Bargellino e non verso centro città. Questo sarebbe l'obiettivo da perseguire, però questo comporta un dialogo con aeroporto, con ENAV e ENAC, ed è un percorso in salita, diciamo così, molto lungo. A questo però si può affiancare quello che abbiamo fatto in regione, cioè l'applicazione di questa tassa sugli aerei rumorosi. Quindi si basa sul principio di chi inquina paga, che è un principio che noi vogliamo portare avanti, ed è una tassa propria della regione, cioè di esclusiva competenza regionale. Chiediamo che venga applicata, anche perché sappiamo benissimo che da un anno a questa parte il presidente Bonaccini si è riscoperto autonomista. Allora questa, che è una tassa prettamente regionale, secondo noi va applicata, ma va applicata proprio per quello che dicevamo prima, cioè bisogna far convivere i due interessi, lo sviluppo dell'aeroporto e il benessere dei cittadini. Con questa tassa andiamo a monitorare l'inquinamento, andiamo ad agire sul disinquinamento acustico e sugli eventuali rimborsi. Questo è importantissimo perché in quell'area sappiamo che ci sono due scuole, quindi i bambini sono impattati e vanno ovviamente tutelati. Quindi in questo senso noi abbiamo, è un anno che insistiamo, siamo partiti da un no netto all'applicazione dell'IRESA a quello che è successo ieri, a una sorta di apertura per cui gli uffici faranno approfondimenti per applicare per la prima volta nella nostra regione questa tassa a tutela dei cittadini. Fino ad oggi abbiamo tutelato gli interessi dei privati, bisogna cominciare a tutelare anche i cittadini. Quindi sarebbero risorse che entrano e che possono essere impiegate poi appunto per l'ambiente o per opere di mitigazione e quant'altro. Esatto. Sempre a proposito di ambiente, come avevo annunciato prima, la notizia oggi è quella sul Via delle Domeniche super eco, dice il Resto del Carlino, in strada solo mezzi elettrici, limitazioni al traffico dal 1 ottobre al 30 novembre, sono in arrivo 6 domeniche super ecologiche in cui potranno circolare solo i mezzi elettrici e il biglietto del bus avrà valenza giornaliera. Nelle date del 28 ottobre, adesso non le so a leggere tutte, comunque sarebbero una domenica al mese da ottobre a marzo, il divieto di circolazione dalle 9 alle 18 riguarderà tutti i veicoli a motore eccetto quelli elettrici. Banditi pure, questa è una delle principali novità delle nuove misure che rientrano nel PAIR, il piano aria integrato regionale, i mezzi ibridi, quelli a metano o GPL, quindi misure un bel po' più drastiche rispetto a quelle dell'anno scorso. Poi ci dice ancora il Carlino, che sintetizza il provvedimento, una seconda ordinanza riguarderà i generatori di calore. I generatori di calore a biomasse. Questa ordinanza stabilisce per gli immobili in cui è presente un sistema alternativo di riscaldamento è vietato l'utilizzo di caminette e di impianti a legna pellet a meno di 2 stelle. La stessa notizia trova largo spazio anche sulla Libertà di Piacenza, che parla di misure antismog, lo stop ai diesel Euro 4 ferma altri 8.000 veicoli. Insomma, il tema, diciamo in generale, il tema ambientale è un tema molto sentito. Voi avete fatto parecchie iniziative e interrogazioni sul tema dell'ambiente e dei rifiuti. Ci vuole dire qualcosa su questo? Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Chiaramente la posizione del Movimento sulla qualità dell'aria è sempre stata quella di andare verso misure non solo di mitigazione, ma appunto intervenire sulla causa. Queste, a mio avviso, sono misure palliative, cioè bene che ci si preoccupi dell'ambiente finalmente, però bisogna andare a agire anche sulle cause, e questo costa un po' con la politica portata avanti da questa giunta, dal presidente Bonaccini, per cui si insiste tanto sulle grandi opere, sulle grandi infrastrutture, che sappiamo benissimo
faccio l'esempio del passante di mezzo, porterà 10 milioni di veicoli in più sulle nostre strade. È una politica che noi non condividiamo, ripeto, questi sono palliativi, andiamo a agire sulla causa anziché continuare ad alimentare traffico e smog. La nostra, lo sappiamo benissimo tutti, viviamo nella pianura padana, che è una delle aree più inquinate d'Europa. Bisognava intervenire anni fa, adesso si parla tanto appunto di passante di mezzo, Cispadana, però sono opere di cui si parla dagli anni 80 e ancora oggi ne continuiamo a parlare, quando invece bisognava intervenire anni fa, proprio perché abbiamo le nostre centraline che sforano quotidianamente i limiti imposti dalla legge. Dovremmo essere, a maggior ragione, visto che siamo la regione più inquinata, una delle regioni più inquinate d'Europa, essere all'avanguardia dal punto di vista, per esempio, del trasporto pubblico locale, che ancora fa fatica a partire. Sappiamo che anche qui abbiamo dei problemi, la Bologna-Porto Maggiore non verrà raddoppiata perché in comune hanno approvato una palazzina che non permetterà il raddoppio, quindi una maggior frequenza dei treni, e quello è un ostacolo appunto al servizio ferroviario metropolitano, su cui bisognerebbe puntare molto molto di più, sul trasporto sostenibile. Su questo tema avete parlato ampiamente ieri, perché è stata presentata anche una risoluzione, più di una risoluzione, sì. Diciamo, al centro di questo è il futuro documento che dovrà presentare, sì, la Giunta, che è il PRIT, il piano regionale integrato dei trasporti. Sì. È stata bocciata una risoluzione che chiedeva appunto maggior, presentata da Sinistra Italiana e anche da noi, e anche da voi, sì, che chiedeva appunto una visione che prevedesse appunto più trasporto pubblico o trasporto comunque su ferro, come si dice, insomma, sì, treni, rotaie, piuttosto che investimenti, sì, sulle infrastrutture. Sono stati molti gli interventi, ma insomma, la sintesi di questo dibattito che si è tenuto in assemblea? Il nostro documento è stato bocciato, noi diciamo che il PAIR, scusate, che il PRIT, tutte queste sigle, il PRIT è poco coraggioso, bisogna tutelare molto di più il nostro ambiente. Torno a dire quello che dicevo prima, cioè continuiamo a puntare su opere che ancora puntano sulla gomma, quando invece bisognerebbe essere molto più lungimiranti. Però dall'altra parte si cerca in qualche modo di tutelare evidentemente non la qualità dell'aria, la salute dei cittadini, ma gli interessi magari di cooperative o di lobby che su queste grandi opere ovviamente ci farebbero i guadagni, e non è però la nostra logica. Bisogna puntare molto di più sul trasporto sostenibile, e questo PRIT non è un PRIT che va in questo senso, purtroppo. Non è ancora ufficiale questo PRIT, no. Quindi lo vedrete, vedremo cosa conterrà e quali saranno poi le obiezioni puntuali, sì, che i gruppi di opposizione come il vostro qui in regione potranno fare. Un altro tema che so è molto al centro della sua particolare attività in aula, se ne è parlato anche ieri, la sanità in Emilia-Romagna. Lei ha avuto diciamo un confronto con l'assessore Venturi, perché ha presentato un'interpellanza. Adesso io ho preso questa pagina dal Carlino di Imola, dove a proposito di sanità si parla della proposta della UIL, direttore unico per le 4 AUSL. C'è ancora tanto da lavorare nella lotta agli sprechi, a parlare appunto è l'esponente, il coordinatore locale del sindacato Giuseppe Rago. Ma in generale lei ha contestato qualcosa sulla sanità? Stiamo quasi per chiudere, quindi le chiedo brevissimamente in sintesi quali sono state le sue critiche ieri e come vede l'organizzazione della sanità, sì, regionale. È da tempo che noi denunciamo il fatto che la sanità pubblica sta perdendo terreno rispetto alla sanità privata, e di questo abbiamo voluto informare l'assessore. Le critiche che facciamo noi oggi le dice anche per esempio Milena Gabanelli attraverso un servizio che ha fatto, in cui, preso per esempio l'ospedale Rizzoli, abbiamo sempre meno pazienti e sempre meno interventi. A questo però non corrisponde una minor tempistica per le liste d'attesa, che continuano ad allungarsi. Allora è un problema che va affrontato, però purtroppo vediamo che queste critiche e criticità
sono quasi un tabù per questa giunta. Invece noi il problema lo vogliamo affrontare non in modo propagandistico come viene fatto dall'altra parte, perché tutti agli annunci che vengono fatti nella realtà non corrisponde una situazione che ci viene presentata come non vera. Quindi il problema delle liste d'attesa, appunto, il problema del fatto che molti primari di eccellenza se ne vanno dal pubblico per andare al privato, sono tutti temi che vogliamo affrontare, che però dall'altra parte vengono in qualche modo rigettati dicendo che la nostra sanità è la sanità di eccellenza e che va sempre tutto bene. Non è così. Quindi ci sono dei picchi indiscutibili di eccellenza, perché sì, abbiamo visto casi tipo a Rizzoli, il trapianto, sì, di questo torace, sì, ricostruito con una stampante 3D, sì, però allo stesso tempo i problemi ci sono. Le chiedo su questo, ma proprio una battuta perché dobbiamo chiudere, come il tema della sanità potrebbe incrociarsi con il tema dell'autonomia, perché abbiamo parlato molto di autonomia, questa richiesta che avete anche discusso in assemblea legislativa, un documento che è stato approvato, che dà mandato al presidente della giunta Bonaccini di andare avanti a chiedere questa autonomia. Come la vede? Allora, la questione dell'autonomia è un tema molto ampio. Come sapete, come regione da un anno a questa parte il presidente sta rincorrendo altre regioni su questa partita. Il tema è che noi siamo rimasti molto indietro. Noi come 5 Stelle abbiamo fatto diverse proposte in diversi momenti dell'anno. Purtroppo dall'altra parte abbiamo avuto un atteggiamento tra virgolette ostile, nel senso che le nostre proposte sono state in qualche modo sottovalutate. Adesso ci troviamo a dover rincorrere le altre regioni e a tirare la giacchetta al ministro Stefani, che si sta occupando proprio di questo argomento, per poter arrivare tra virgolette primi, perché alla fine tutto questo discorso dell'autonomia si è ridotto purtroppo a una corsa, anche qui propagandistica, a chi arriva prima. Sulla sanità ci sono tante competenze che noi potremmo prendere in carico come regione, proprio per andare a migliorare la salute di tutti i cittadini. Però ripeto, fin tanto che la politica entrerà nelle nomine dei direttori generali, crediamo che un problema comunque rimanga. A livello nazionale, per esempio, stiamo puntando su un concetto abbastanza banale, che è quello della meritocrazia, cioè la sanità deve essere meritocratica, non può la politica intromettersi e fare scelte che abbiano logiche diverse. E su questo noi chiudiamo la nostra puntata. Naturalmente con la capogruppo del Movimento 5 Stelle avremo tantissimi altri argomenti da affrontare, quindi io la invito a tornare nei nostri studi e nel frattempo invito gli spettatori a seguirci alla prossima puntata, che si terrà come sempre martedì prossimo. Un caro saluto e un arrivederci da Isabella Scandaletti.